Bentornati ancora una volta a parlare di libri. Allora, oggi vi parlerò di un paio di libri e farò una serie di video vestita così, quindi pensate che mi vesto sempre alla stessa maniera. Dopotutto non credo che sia lecito cambiare tutte le sere il pigiama e la vestaglia. Vabbè, parlo di due libri e sono una raccolta di racconti. Allora, il primo libro del quale vi parlo è Il paese senza adulti di Ondine Kayal, non so vi dirvi, è edito da PM. Il costo 16,50 €, però io ricordo di averlo preso 4,90 € o 5,90 € perché era tra i reminders ed è composto da 163 pagine. La storia, diciamo un po' la trama, è quella di Slimane, di 11 anni, e di suo fratello Maxence, di 13 anni. Ed entrambi vivono a casa con il padre e la madre. Il loro papà è un uomo violento. Violento nel senso che di più delle volte torna a casa ubriaco, non lavora e tende a picchiare la madre e a picchiare anche i figli. La madre invece è una donna che fa delle pulizie in un albergo, lavora da mattina a sera e diciamo che per amore sopporta suo marito. È convinta che un giorno suo marito tornerà a quello di una volta, smetterà di ubriacarsi, di trovare un lavoro e quindi smetterà di picchiare figli e famiglia e di fare chiasso. Quindi non lascia il marito, semplicemente resta con lui e sopporta questa vita. Sono belle alcune parole che descrive Slimane. Slimane è più piccolo di Maxence, però è lui che ci racconta la storia, quindi vediamo la storia sotto il suo punto, dal suo punto di vista. Maxence è il fratello più grande che, nonostante le violenze, nonostante le botte del padre, è quello che, tra virgolette, protegge l'infanzia e l'innocenza di Slimane. In che senso? Nel senso che riesce in tanti modi a fare dei giochi anche senza oggetti, visto che sono piuttosto indigenti, sono poveri, per allontanare suo fratello da quella che è la realtà che li circonda e per trasportarli in mondi immaginari, in mondi fantastici e distrarre insomma suo fratello da quello che succede intorno a lui. Proverbiale è quello che dice appunto Slimane, il suo fratello, quando dice: Maxence non si stanca mai, lui vuole vedere il mondo anche se il mondo non vede lui. Perché più delle volte questi bambini che hanno questi problemi a casa sono per lo più ignorati, anche quando loro vanno a scuola e hanno dei lividi, tendono a mettere le maglie a maniche lunghe per coprire i lividi che hanno sulle braccia, anche d'estate, e più delle volte gli insegnanti fingono di non vedere. Cosa succede? Che a un certo punto ci rendiamo conto che Slimane parla di suo padre come del demone. Il demone è quello che rovina la loro serenità, è quello del quale hanno paura, quando fanno colazione evitano di fare colazione quando c'è lui in cucina perché hanno paura di lui. Quindi, visto che più delle volte prende le scuse per picchiare i figli, visto che è ubriaco, loro cercano di evitarlo il più possibile. A volte dicono che a momenti trattengono il respiro quando c'è il padre in casa proprio perché hanno paura. Addirittura in un episodio che racconta Slimane sono loro due, i bambini, che sono a casa da soli e bevono vivo vino per capire se il vino che rende il demone, che rende il loro padre tale, un demone, o se è proprio il loro padre che è un demone in sé per sé. Maxence, pur essendo insomma il più grande e anche se difende molto spesso suo fratello più piccolo Slimane, è il più sensibile dei due, è molto intelligente, parla come un'enciclopedia vivente, ed è particolarmente sensibile, pare insomma che abbia un futuro assicurato, pare che abbia un'intelligenza superiore rispetto alla norma. Ha fantasia, si inventa la spiaggia in casa, come fa a inventarsela? Praticamente dice al fratello: indossa il costume, si mettono il costume, si mettono sul tappeto in cucina e accendono la luce e fingono di essere a prendere il sole sulle spiagge, non lo so, di un posto paradisiaco lontano dalla loro casa. Spesso Maxence dice al fratello che l'immaginazione è come avere un aereo nella testa. A un certo punto succede qualcosa, però a un certo punto c'è un litigio, c'è l'ennesima violenza da parte del padre, cioè alza nuovamente le mani su Maxence. Maxence comincia a chiudersi in se stesso, non fa più i compiti, non va più a scuola. Che vi posso dire, perché non vuole andare avanti nella trama, non vuole raccontare altre cose, è che Slimane si troverà ad affrontare diversi problemi, Maxence anche, sua madre anche, e lo stesso padre anche. Quindi si troveranno ad affrontare cose addirittura peggiori di quelle che sono successe fino a quel momento con la violenza del padre. Questo libro mi è piaciuto in modo particolare perché della violenza
domestica, insomma, delle botte che prendono dal padre, per intenderci, dal punto di vista dei bambini. E certe volte la loro sincerità, quando per esempio Slimane dice io voglio che il demone, il termine col quale definisce suo padre, muoia, a volte colpisce, perché un bambino non pensa a passare per strade traverse per dirti una cosa come facciamo noi adulti, un bambino te lo dice com'è e non pensa che potrebbe essere una cosa brutta da dire. Per esempio mi piace quello che dice il suo fratello. Maxence dice che il pensiero è più forte di tutto e che si può essere liberi anche quando si è chiusi in prigione. Tra di loro si definiscono Maxence il mago, perché è in grado di trasportare il fratello solo con la fantasia, senza giochi, senza Xbox, altrove, al di fuori di quella realtà che li circonda, pur non muovendosi mai di casa, mentre Slimane è definito l'innocente, che è un po' il bambino che è più piccolo, che viene sorretto, aiutato dal fratello maggiore. Maxence dice, questa è un'altra citazione che mi è piaciuta molto, Maxence dice che quando si diventa grandi ci si rassegna. Il mondo è fatto male perché quando si è bambini si sa quello che è normale o non lo è, ma si è troppo piccoli per fare qualcosa e dopo, quando si diventa grandi, è troppo tardi perché si accetta il sistema e non si vuole più cambiare. Questa è una delle frasi più belle. È un libro piuttosto forte, anche se è scritto con parole semplici e visto dagli occhi di un bambino. In certi punti addirittura è toccante, c'è stato un punto a metà dove mi sono dovuta fermare perché mi ha preso in modo particolare. Il libro è molto carino, peccato che viaggi a questo prezzo, ma credo che dovrebbe si trovasse ancora tra i Remanders, quindi sì, è una lettura che vi consiglio, perché è una lettura che secondo me va fatta, perché la scrittrice è stata molto brava a calarsi nei panni di Slimane e a utilizzare un linguaggio piuttosto semplice. L'altro libro che ho letto è una raccolta di racconti che posseggo da un po' ed è Il principio del dolore di Adam Hazlett, che ha vinto nel 2000 il National Magazine Award ed è stato finalista del National Book Award nel 2002. Questo è un super ET, aveva un prezzo di 10,50 euro se non erro, però coperto qui dalla scritta di braccio, non potevo vederlo, però è un libro che non è in buonissime condizioni. Non so se si veda, credo che abbia preso un po' d'acqua, si vedono le pagine un po' separate e me l'ho venduto così il libraccio, quindi grazie libraccio, sempre mi rifiuto sempre un po' di pacchi. E qui dice un viaggio luminoso, una malattia nel dolore, nella catastrofe e dei sentimenti. Allora, è una raccolta di racconti. Racconti che per lo più hanno come protagonisti persone che si sono arrese alla vita, che hanno sofferto, che vedono il dolore in un determinato modo. Il racconto che mi ha colpito di più è quello che si chiama Premonizione. E sì, ok, è scritto bene, ma è proprio il tema principale che non mi piace. Quando si è sereni, forse si ha anche una certa obiettività per riuscire a guardare le cose con una certa distanza, quindi magari leggere questi racconti con più distacco. Però forse non si vuole leggere di cose tristi. In realtà non pensavo che fosse tutto incentrato sul dolore. Però i racconti comunque restano impressi, io li ho letti, insomma, me li ricordo quasi tutti. Alcuni sono personaggi che non piangono, altri, insomma, l'hanno vissuto il dolore, ma lo hanno relegato in un punto della propria esistenza dove non si possa più vedere né toccare, ogni tanto riemerge. O forse semplicemente sono rassegnati alla vita, quindi continuano ad andare avanti in attesa che giunga a termine. Allora, detto questo, credo di aver detto tutto. Spero che voi abbiate fatto delle letture soddisfacenti in quest'ultimo periodo. Ciao a tutti, alla prossima!